A quasi 30 anni dall'uscita dell'ultimo disco dedicato interamente alla Sampdoria, i fratelli De Scalze, Vittorio e Aldo, sono tornati in studio per mettere di nuovo spartito l'amore per i colori blu cerchiati. Amore e musica che si sono fusi nel CD Solo per te. Su Babbo Leo News andiamo a scoprire meglio questo lavoro insieme al nostro ospite che è Aldo De Scalze. Ben trovato intanto. Ben trovato a tutti gli ascoltatori di Babbo Leo News. Solo per te è un album formato da 12 canzoni. Si può acquistare al Sampdoria Point, di via Cesarea e anche online. Facciamo un passo indietro però. Quando è nata l'idea di realizzare questo CD con così tanto tempo di distanza dall'ultimo? Guarda, l'idea è nata, mi sembra che fosse il 2014, se mai qualcuno mi corrigerà, come si sembra il grande. E, dunque, io avevo appena vinto il Davide Donatello per Cose Napoli, e ho chiamato col passo di Enzo Pirotta, che mi stava chiamando, ho scoperto poi, e, per dirgli che prendo entusiasmo, volevo fare qualcosa di nuovo e non solo io e Vittorio, ma dicendo, coinvolgendo un po' tutto quello che era il sottobosco sandoriano degli artisti e dei musicisti. Quindi è nato in quel momento lì, mi hanno dato del pazzo perché mi hanno detto, ma scusa, ma non sei a brindare con gli altri invece di... per me la mia passione è questa, io non vedo l'ora di fare qualcosa. E da lì è nato. Poi chiaramente si è fermato un po' tutto, ma per motivi di lavoro, però poi piano piano succede che nel 2016 vinco gli altri due Davide Donatello, loro che hanno detto a questo punto dobbiamo farlo. La caratteristica di Solo per te, in qualche modo l'hai già accennato, è la collaborazione di tanti artisti genovesi e sampdoriani che hanno dato il loro contributo, da Michela Bladi dei Trilli, passando per Manolo Strimpelli, Matteo Monforte, piuttosto che il nostro conduttore, Max Repetto. Quanto è stato difficile coordinare tutte queste voci e tutti questi cuori blu cerchiati? Abbastanza tanto, come si dice, perché ognuno ha i propri ritmi, ha i propri orari, ha le proprie esigenze, ha le proprie serate, i propri spettacoli, eccetera. Tra l'altro, ci dimentichiamo sempre di Pessie, che è il rapper sandoriano, che invece, devo dire, dà un apporto fondamentale. Però, insomma, a parte il fatto che il povero Manolo doveva venire sempre da Lucca, però per il resto, diciamo che si sono messi tutti alla mercé della loro passione, quindi sono venuti tutti con grande entusiasmo e ognuno di loro, oltre ad eseguire quello che era pronto, ci ha messo del proprio, quindi questo è il grande vantaggio di fare una cosa collettiva. Dal punto di vista musicale si possono trovare alcune rivisitazioni dei grandi classici come Lettera da Amsterdam e Noi del Sampdoria Club. A livello di inediti invece quali sono le nuove creature concepite Solo per te? Allora, diciamo che l'inedito top, quello che dà il nome al CD, che è Solo per te, che è proprio una canzone, una nuova canzone d'amore per la Samp, fatta tutti insieme, una cosa corale, molto empatica, molto, diciamo così, anche sentita, e ho già sentito che la canticchiano tutti, quindi questo penso è una cosa molto positiva. Poi sono varie canzoni di Manolo, alcune, forse una mai sentita, però comunque sempre inquietabili, perché questa una assolutamente fischiettabile, anzi si raccomanda di fischiarla. E poi c'è secondo me una grande perla che potrebbe essere un po' l'alter ego di Erano i Tempi, che è solo un po' un altro menaggio, diciamo, alla linfa vitale delle nostre due tifoserie, no? Cioè, nostre e degli altri. Che si chiama Il vento freddo da nord. Vabbè, non svelo niente, va tutta sentita, però veramente un piccolo capolavoro. Babbo Leo News, siamo in compagnia di Aldo De Scalze, stiamo parlando di Solo per te, il nuovo CD a quasi 30 anni dall'uscita dell'ultimo disco dedicato interamente alla Sampdoria. Il disco, il CD è uscito pochi giorni prima di Natale, quindi qualcuno ha avuto la fortuna di poterlo regalare, di poterlo usare come regalo per qualche amico o parente blu cerchiato. In questi primi giorni di vendita avete già un riscontro sull'andamento che sta avendo
avuto un buon successo? Guarda, dunque, teniamo presente che è uscito il 18-19, mi sembra. E oggi siamo a 28, quindi 10 giorni, facciamo 10 giorni. Credo che siamo sopra i 1000, quindi direi che... sono 10 giorni lordi perché ci sono le festività da Bologna, quindi sono poi di più. Bravissimo, però direi senz'altro un grandissimo successo, un successo inaspettato. Però sì sì, grande, si sta muovendo la grande. Per adesso è un CD online, si può comprare il CD, i prossimi passaggi quali saranno? L'acquisto digitale piuttosto che un vinile, altre forme, anche altre piattaforme? Allora, direi che sono ormai pronti, tra oggi e domani completiamo il digitale, nel senso sarà, diciamo che entro 3-4 giorni al massimo dovrebbe essere pronto sulle piattaforme digitali, penso iTunes e Spotify, insomma. E per quanto riguarda il vinile c'è l'intenzione di farlo per i più fanatici, non solo della stamp ma proprio del vinile stesso, e quindi mi ricordo che ai tempi d'oro nel 90 abbiamo fatto un vinile, addirittura un piccolo disc, quindi perché no? Io ci sto. Altro capitolo, concerti ed esibizioni live, avete già qualcosa in programma, un piano di battaglia almeno? Guarda, piani di battaglia non ce ne sono, per ora ci vediamo tutti allo stadio, diciamo, solo poi 2 settimane. E l'unica cosa, l'unica certezza è la festa dei 50 anni degli Ultras che sarà... mi sembra, adesso poi per non dire castronerie, magari poi ci guardo meglio, però sicuramente più verso la primavera, quindi maggio-giugno, e lì sarà un grande concerto dove penso ci saranno praticamente tutti i partecipanti. Un'ultima battuta, mi piace ricordare anche l'aspetto benefico, quindi gli introiti della vendita del CD, oltre a fare un regalo gradito, magari un acquisto, perché alla fede blucerchiata c'è anche l'aspetto legato agli Sfollati di Ponte Morandi. Come volete aiutarli? Guarda, non so, nel senso è un discorso molto complicato perché si va sempre a toccare qualcuno che non è contento, qualcuno che è più contento, qualcuno che se ne approfitta. Per questo noi abbiamo deciso come Blue Circle Band, cioè chi ha prodotto il disco, cioè tutti noi, di fare in modo che noi vendessimo alla società il disco, comunque a San Dario Ponti, il disco al prezzo di costo, di modo che noi non abbiamo guadagnato praticamente niente. Da lì in poi sono sicuro che loro ne faranno buon uso. Quindi un motivo in più per acquistare il CD Solo per te, nuovo lavoro dei Fratelli Descalzi con tanti altri artisti che hanno dato il loro contributo per la Sampdoria e anche per una giusta causa di beneficenza. Grazie per essere stato con noi ad Aldo Descalzi. Grazie a voi e ovviamente forza Sampdoria. Matteo Agnoletto, Babbo Leo News, cosa succede in Liguria?